Cari amici, vicini oggi... e lontani, Nunzio Filogamo docet. Sempre. Allora, Nunzio Filogamo e Priapo. Ci azzeccano poco l'uno con l'altro. Sì, molto poco. Però insomma, va bene. Allora, oggi abbiamo fatto una delle tante capatine nella sede qua della stazione dei Carabinieri di Roma La Storta a depositare una ulteriore denuncia per alto tradimento. Qualcuno si domanderà: ma perché le fate? A che scopo le fate? Che vantaggio vi dà? Che procura? Insomma, tutte le domande che normalmente uno si fa per fare una qualunque azione. Allora, noi facciamo questa azione, come abbiamo detto tante volte, per dare un esempio, per far vedere che è possibile ciascuno di noi diventare, come dice qualcuno tipo Emanuele Nusca o una Franca, che è la nostra amica che fa parte degli OPPT, che ognuno è padrone e signore di se stesso e del suo valore. E laddove non lo è schiavo. È schiavo. Chiariamolo molto bene. Come dice anche il codice civile italiano, ma in tutti i codici civili, se uno non fa valere il proprio diritto sulla cosa, sui beni, su se stesso, non ne ha il diritto. Perde, se anche ce l'aveva originariamente, a distanza di tempo dove non fa valere il suo diritto, lo perde. Esattamente. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno di noi deve costantemente mantenere fede alle proprie idee, ai propri diritti, alle proprie sovranità e soprattutto alla propria esistenza, perché se non fa valere queste diciamo priorità, tutto il resto viene assorbito, tutto viene assorbito dagli altri, e dal contesto generale, e soprattutto dal potente. Esistono anche delle leggi, noi facciamo sempre riferimento alle leggi e nessuno si azzarda mai a contestarci dall'alto quello che noi diciamo. Ma perché? Questo... Perché sono loro che abusano delle leggi e, abusando della credulità, della falsità, dell'imbecillità della maggioranza degli italiani, lo ripetiamo, e della sostanziale abulia e vigliaccheria, fanno quello che gli pare, laddove invece dovrebbero essere i primi a osservare le leggi stesse. E veniamo a noi. Allora, anche oggi denunciamo tutti per alto tradimento, tutti, intendo il Parlamento, intendo la Presidenza dei Ministri, della il Presidente della Repubblica, e contestualmente però oggi la denuncia per truffa è fatta contro l'amministratore delegato della Fiat S.P.A., ora F.C.A., il signor Sergio Marchionne e il suo consiglio di amministrazione. Perché? Perché in base all'articolo 624, 640 e 640 bis del codice penale ha fatto una serie di cose. Ma vediamo un attimo, un passo indietro. Ma lui viene dopo, ha preso in mano tutta la situazione, certo, che gli altri avevano fatto tutto. La cosa parte da lunga data. Allora, che cosa dice la Costituzione? Articolo 1, la sovranità appartiene al popolo, eccetera. Articolo 42. La proprietà è pubblica o privata, eccetera, eccetera, eccetera. La proprietà privata non può essere, può essere nei casi previsti dalla legge, a salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. Lo dice l'articolo 42 della Costituzione. Esattamente. L'articolo 43 che dice ancora di più. Ai fini dell'utilità generale, appunto, spiega, la legge può riservare originariamente o trasferire mediante espropriazione e salvo indennizzo allo Stato e ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di essenziali o fonti allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. E questo è il caso della Fiat. Guardate bene il riferimento ad associazioni di lavoratori. Certo, sì, perché nel caso sono le cooperative associate, appunto, i lavoratori associati che possono avere... No, tenendo anche presente che la Fiat era stata socializzata a suo durante tempo, la Repubblica, certo, Sociale, oltretutto. Ricordiamo, ma dopo le parliamo. Allora, e quindi articolo...
46 sempre della Costituzione, ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro, in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi alla gestione delle aziende, appunto come esattamente dicevamo prima. Cioè, nella Repubblica siccome non potevano cambiare definitivamente le norme socializzatrici della Repubblica Sociale Italiana, hanno ovviato e hanno aggirato la posizione secondo la loro abitudine. Esatto. Articolo 47, sempre della Costituzione: la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito, ma soprattutto favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice, al diretto e indiretto investimento azionario dei grandi complessi produttivi del paese. Il che sta a dire che tutti gli investitori che hanno azioni della Fiat S.p.A., ora F.C.A. in mano, devono fare ricorso a questo articolo del codice di articolo della Costituzione, derubati, perché loro sono stati derubati, depauperati con la sottrazione di una ricchezza che apparteneva al popolo italiano. Certo. E mo ci arriviamo. Allora, codice penale, articolo 640: chiunque con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito, eccetera eccetera. Articolo 640 bis: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La pena è della reclusione da 1 a 6 anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati, ovvero altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato di altri enti pubblici, ed eccetera eccetera. Il fatto che contestiamo, su cui ricadono tutte queste fattispecie, che ricade in tutte queste fattispecie che abbiamo appena elencato. Allora, 6.372.924.914 ore di cassa integrazione non hanno salvato un solo posto di lavoro, il costo va oltre il prezzo versato dallo Stato con effetti sulla spesa pubblica, ma anche sulla stessa convivenza tra Nord e Sud. Insomma, tralascio, praticamente fra il 1 gennaio 77 e il 28 febbraio del 2002, 6.372.999.914 ore di cassa integrazione guadagni straordinaria sono stati costati allo Stato 238.000 miliardi di lire, il che equivale a 120 miliardi di euro a valore 2002. Allora, i dati parlano da sé, ma va detto qualcosa, insomma, va detto, poi questa la mandiamo in online e ve la leggete, ma tanto per capire un po' che cosa... Tanto online quanto su Facebook, su Facebook, eccetera, su YouTube, questo video, eccetera. Qua vale la pena di ricordare che la Fiat, nei momenti in cui se la passava bene, ha sempre introitato i dividendi secondo e quant'altro. Il principio tipicamente liberista. Il debito è sempre pubblico, l'utile è sempre privato. Sempre privato, di lor signori. Allora, senza mai andare troppo a sfrugugliare, va detto che solo per gli stabilimenti di Altamura, la Fiat negli anni 80, quando fu costruito lo stabilimento, prese la bella cifra di 5.000 miliardi di lire a fondo perduto. Non so se è chiaro il concetto. Vedete un po' se un'officina o un piccolo imprenditore, un fabbro, ha mai preso un investimento a fondo perduto, non dico agevolato, ma a fondo perduto. Soprattutto se il fabbro o il piccolo investitore è un gentile. Certo, soprattutto. Un goim, ecco, sì. Allora, insomma, la Fiat nel corso degli anni Ottanta ha preso in regalo lo stabilimento di Termini Imerese, lo stabilimento di Chieti, lo stabilimento di Cassino, lo stabilimento di Matera Altamura e qualche altra cosa che ci sfugge in questo momento. Allora, che cosa significa? Significa che lo Stato ha finanziato tutto il capitale della Fiat, perché se il capitale della Fiat versato è di, mi pare, 20 miliardi, vuol dire che il resto gli ha dato tutto lo Stato. Certamente. Oh. Giusto? È ovvio. Senza entrare troppo nel dettaglio, ma la cosa importante da dire, che la gente non sa e che deve sapere, perché così si capiscono esattamente i termini. No, deve sapere quanti sono stronzi, capito? Sì, vabbè, queste persone ho capito, che però, si fanno derubare tranquillamente, vanno anche a applaudire.
se la gente non sa Renzi, esattamente come stanno i fatti, poi va a applaudire pensando di fare. Ma devono saperle, giusta. Non è concepibile l'ignoranza della legge. Allora, va detto che fra l'inizio, la metà del 42 e 1942 e poi a seguire, su Torino si versarono molti bombardamenti, avvennero molte incursioni, soprattutto inglesi, per cui praticamente tutti gli apparati... Che presero prevalentemente la popolazione civile, erano certo, bombardamenti comunque, terroristici. Strutture, capannoni industriali, eccetera, furono comunque coinvolti, ma anche per poco, meno. Però anche quelli erano bombardamenti terroristici molto pesantemente, in ogni modo, comunque sia, alla fine di questa situazione, siccome l'Italia, una buona parte degli italiani non erano d'accordo né per l'inizio della guerra né per l'entrata né per il proseguo, eccetera, come sempre succede, noi siamo metà per una cosa e metà per il contrario di quella cosa, e quindi c'erano molte fazioni di potentati, ma anche negli Stati Uniti, ampiamente dimostrato che la classe dirigente politica degli Stati Uniti dichiara le guerre contro la volontà del popolo, certo, e sempre. Certo. Ma allora, quindi era già un anno e mezzo che andava avanti una trattativa a molti comparti, a molti livelli, a partire da vari contatti tra le due parti, a Lisbona, a Casablanca, a Gibilterra, per l'intermediazione del Papa, quale aveva avuto il mandato niente o poco di meno che dal capo delle SS Wolf. Certo, ma allora c'era tutto un discorso in divenire, e quindi che cosa è successo? Alla fine è stato fissato questo incontro nell'abbazia di Cassibile a Siracusa. Vedi caso, nell'abbazia. Nell'abbazia. Dove c'era questa abbazia in mezzo al bosco, tuttora è visitabile, dove... C'era quella canzone, vieni, c'è un'abbazia in mezzo nel bosco. E, in quell'occasione lì si incontrarono gli emissari appunto del Papa, gli emissari della Confindustria, in particolare della Fiat, gli Agnelli, gli emissari dell'esercito con Badoglio, la fazione di Badoglio, compare, sì, e Compagnia Bella, insomma erano lì presenti, poi la mafia italiana, la mafia americana, eccetera eccetera, una quindicina, 20 persone, sì, c'erano tutti. In queste trattative, che poi portarono appunto al trattato breve di Cassibile, che però è stato messo pubblico qualche decennio fa, ma non è mai stato pubblicato l'originale non si è mai visto. Nell'originale invece noi sappiamo che è previsto, le condizioni della resa incondizionata dell'Italia, la entrata nel capitale azionario della Fiat per il 40% da parte della General Motors. Esattamente. Quindi fin dal 24 giugno del 43 la General Motors era un azionista di maggioranza della Fiat. Esattamente. E quindi? Oltre allo zampino nella Volkswagen. Certo, lasciamo stare, le varie altre argomentazioni che possiamo fare. Centriamo il problema. Quindi a partire dal 1943, dentro al sindacato e al consiglio di amministrazione della Fiat, c'è stato sempre il 40% dello zampone della General Motors. Con tutte le vicende che sono alternate, eccetera, va solo detto una manifesta incongruenza che altrimenti non sarebbe logico. Allora, che cosa è successo? Negli anni dopo l'82, se mi ricordo bene, l'Alfa Romeo aveva fatto l'Alfa Sud, non andava, tant'è che... No, non andava anche perché era un progetto di un'auto che non corrispondeva alle esigenze degli alfisti. Certo, certo. Era un modello biocca, sì, una biocca, come si diceva a Roma all'epoca, cioè un quattro cilindri contrapposto di scarso potenza, cassa ripresa, alto consumo. Come estetica, non era l'estetica... Nissan, si chiamava Arna in particolare, quella di cui parliamo. Sì.
Però lasciamo stare. L'appassionato dell'Alfa Romeo non avrebbe mai comprata. E gli altri non avevano nessuna ragione di allora, comprare. Allora, quello sconquassò, diciamo, il sistema Alfa Romeo in complessivamente, non solo l'Alfa Sud. Per cui, essendo in crisi economica forte l'Alfa Romeo, il Parlamento decise di metterla in vendita. Allora, si presentò immediatamente la Ford e disse: me la compro io e ti do 3.000 miliardi di lire dell'82. Era meglio. No. Sarebbe il stato Parlamento meglio. Insorse e disse: no, è un'azienda italiana, dobbiamo farla rimanere italiana. E quindi che cosa fecero? La regalarono alla Fiat. Invece di là gli davano 3.000 miliardi, di là zero. Questo, no? E questo è esattamente tipico. È tipico di come ci siano sempre manipolate le coscienze. Anche perché la Ford non era una azienda immune da certi pregiudizi, e lì dobbiamo dire certo, ma non erano puri, capiamoci bene, no, ma comunque sappiamo benissimo quali erano le opinioni del fondatore della Ford. Assolutamente, in merito sapeva l'Alfa Romeo era la grande macchina. Ma sto parlando di quello, sto parlando del libro che Ford ha scritto. Ok. Allora, perseguitare. E contro chi l'ha scritto? Certo. Perseguitare, certo, lui lo sapeva bene, disse pure quella famosa frase che se gli americani avessero saputo chi manipolava il denaro e le banche, il giorno dopo ci sarebbe stata la rivoluzione. Esattamente, capito? Quindi era uno che parlava chiaro. Certo, insomma, Ford era uno con le strapale. E a tutt'oggi fanno delle grandi macchine, veramente a costi molto, ma molto contenuti. Sì, sì. Allora, tutto questo per dire che alla fine questa come esempio che quindi l'Alfa Romeo passò di mano a costo zero, altri 3.000 miliardi regalati alla Fiat di allora, oggi 3.000 miliardi almeno oggi 50.000, 60.000 almeno. In pratica poi che cosa è successo? Che con tutte le vicende, anche le crisi, quelle attorno al 2000, per cui le banche volevano fagocitare la Fiat, poi intervenne appunto Marchionne che cicciò dal nulla, no, dall'America, no, arrivò sto tizio, no, mandò via il vecchio amministratore delegato, come si chiamava, non mi ricordo mai. Non voglio nemmeno ricordarlo. Ecco, sappiamo chi è, insomma, no? Ecco. Ma poi ancora, lì ci fu ancora va in giro a rompere palle ci anche fu lui, l'operazione ci fu anche l'operazione relativa al nido del cuculo, certo. Dov'è che va a fare il nido il cuculo? Lo sappiamo noi, capito? Dal che è uscito fuori una nuova genealogia che si chiamano El Can in sostituzione degli agnelli, premio morte immatura, il can in posto dell'agnello. Esattamente. Il lupo al posto dell'agnello. Esatto. Premio morte immatura e dei vari discendenti, imprevedibile appunto dei vari discendenti legittimi. Allora, insomma, in conclusione esce fuori adesso dalla stampa, quella diciamo ufficiale di regime, che la Fiat si va a comprare la Chrysler. Allora, uno mi deve spiegare come fa un'azienda che è in recessione da 20 anni e che prima produceva globalmente circa 5 milioni di vetture al mondo, nei vari stabilimenti sparsi in giro per il mondo, oggi ne produce 3,5, se va bene. Cioè, un'azienda così decotta dovrebbe chiudere, e invece no. Va negli Stati Uniti e si compra la Chrysler che sta andando alla grande, certo. Però se la compra. O è comprata, si fa presto, eh? No, allora, si fa presto. Che succede? Succede che io ti compro questa Stati cosa Uniti, per 30, no, aspetta. E tu il cambio mi dai 50. Aspetta, sì, ma certo, anche quello. Ma allora, negli Stati Uniti esiste una legge antitrust che è veramente draconiana, cioè una che legge funziona. E funziona, ti fa un culo così, e quindi fra di loro le tre major non possono comprarsi. E quindi che cosa ha fatto la General Motors? Controllava benissimo, anzi ha cercato di fare proprio il colpo di mano, perché in una botta sola con la Fiat si voleva comprare prima la Chrysler e poi la Opel, certo. Che, di cui anche lì la Opel è in buona parte in mano General Motors, esattamente. Ricordiamoci, quindi, anzi, anche al 90%. Come avrebbe fatto la Fiat a comprarsi la Opel se il pacchetto azionario ce l'ha la General Motors, che controlla il 45%, 50%, controllava, perché adesso controlla tutto. Con questi ultimi magheggi che hanno fatto, praticamente il pacchetto azionario della Fiat è diventato oggi ormai tutta General Motors, e la General Motors ha cambiato nome, e invece di chiamarsi General Motors si chiama FCA, è tutto integrato. Quindi voglio dire,
tutto questo... Sì, FCA, basta che ci mette una I in mezzo e noi sappiamo quello che esce fuori. No, ma la cosa incredibile è che tutto questo è stato fatto sotto gli occhi di tutti, proprio la luce trasparente. Certo. La massima trasparenza corrisponde al massimo buio. Il massimo buio, certo. Perché ricordiamoci sempre che la reale visione è l'alternanza fra bit più 1 e bit 0, meno. Certo. Quindi la visione dell'oggetto o la percezione dell'oggetto, sia fisico, tipo un radar, tipo un taser, tipo un laser, eccetera, eccetera, o un sonar, eccetera, avviene sempre nel segnale positivo, negativo, oppure 1, 0. Quindi è la differenza di potenziale che crea l'immagine, che crea la percezione dell'oggetto. Meno un caso particolare, la risurrezione di Cristo che è avvenuta durante la notte. Beh, e lì non si scherza. Lì è un dato di fede, e non puoi metterlo in dubbio, no? Allora, ma perché diciamo questa cosa? Noi abbiamo denunciato questo fatto, ma perché? Perché questa cosa qui rivela e finalmente fa emergere un fatto di una eclatanza assoluta, e cioè che questi ci si sono portati via da sotto il naso 200 miliardi di euro equivalenti a 400 mila miliardi di lire. Cioè, avete idea di che cosa parliamo? Cioè di almeno 5 finanziarie, sì. ma proprio per essere molto limitati. Allora, per una cosa così grande, in cui ci hanno lavorato 4 generazioni di lavoratori italiani. Esattamente. Che negli anni 60 ammontavano almeno 200-250 mila unità dirette e altre 200-250 mila indirette. Sarà una funzione sociale quella? Ci avrà una preminenza nazionale? Ci avrà una valenza politica, una cosa del genere, per cui entrano in ballo questi codici? Tutti i principi fondamentali della Costituzione? Ci avrà un motivo? E invece no, qui c'è i nostri cari amorfi, squallidi, informi, no, poliformi diciamo pure, va, perché di informi sarebbe poco, poliformi, no, ognuno ci immagina come vuole. A cominciare da Napolitano. A cominciare se da c'è Napolitano, un'anguilla, che cosa fanno? No, guardi, scusami, silenzio. Anguilla, se ti chiamo Napolitano. No, ma come fa un politico, un Presidente della Repubblica, un Parlamento, un Consiglio dei Ministri, una magistratura, una RAI, una classe media, informazionisti, no? Scribacchini, a non accorgersi di una valenza così epocale, di un fatto così cruento che coinvolge il benessere e l'utile e la convenienza politica? E la Corte dei Conti, non parliamo della Corte dei Conti, che dovrebbe andare a verificare l'interesse dello Stato. Lo Stato entra anche nel privato, lo dice qua l'articolo 42, 43, 44, 45, 46, 47 della Costituzione, per la Madonna. Lo dice anche questo. Esattamente. Cioè, non è che lo Stato è chissà che cosa, è qualcosa che riguarda anche il privato. Ma perché lo Stato è il privato, non può fare qualcosa. Senza Costituzione non esiste lo Stato. Allora... lo Stato è rappresentato dalla sua Costituzione. La proprietà privata può essere, nei casi previsti da legge, a salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. E quindi, ai fini di assicurarne la funzione sociale, certo. Quindi il privato, nel momento in cui entra il sociale, se ne va a fanculo. Certo. E questo ubi maior minor cessat. Allora, cioè, sì. Ubi maior minor cessat, che si dice ove lo maiore lo minore va al cesso, secondo il principio del buon papato, a cominciare da Paolo VI, il quale per primo ha cominciato a dimenticarsi che esiste una dottrina sociale della Chiesa. Il nome della continuità di un della Papa, uno degli ultimi 150 anni che sì, ha detto cose pochi, vere. Uno dei pochi onesti. Uno dei pochi onesti. Va bene. E non è santo, però. Non deve mai fare santo. Gli altri sì. Appena morti, santi, già subito santi. Subito santi. E allora? Una volta dicevano che dovevano passare 50 anni, te lo ricordi? Sì, sì.
adesso no, troppo bene. No, loro prevedono che magari una guerra possa distruggere l'intera terra, no? E quindi si affrettano a fare le sanzioni. Sì, no? Perché sennò poi quelli dopo dice: cazzo, mai fatto, tu mai fatto santo. Quindi, che cosa è successo? Insomma, in tutta questa cosa, questi cialtroni ci hanno depauperato di una grande impresa nazionale, ricordiamoci sempre. Della grande impresa nazionale. Fino al 1970 in Italia c'erano almeno una quindicina di marchi automobilistici, c'era per esempio l'Auto Bianchi, la Lancia, l'OM che faceva i camion, esatto. L'Auto Bianchi che faceva i camion, certo. La Lamborghini, tutte quelle grandi, la Ferrari, era autonoma, la grande tradizione meccanica italiana. La Abarth, c'era, certo. De Tomaso. La De Tomaso, è vero. Quell'altra ancora, la Isotta Fraschini. Esatto. E c'era anche quella che era andava di gran moda negli anni 30 ed era l'auto che hanno tentato di farla rinascere. La Cisitalia, eccetera. C'erano che l'hanno rilanciata con delle auto eccezionali. Non hai citato la Lancia, ad esempio? No, sì, come no, la Maserati. La Maserati, Tutte marche che erano tutte autonome. Invece oggi sono tutte sotto il marchio Fiat, tutte comprate. Prima regalate, poi le hanno date a questi e questi ci faranno quello che gli pare. Esatto. Allora, che cosa è successo? Perché? Perché spostare la sede fiscale fuori dall'Italia significa minori entrate fiscali per lo Stato. Esattamente. No? Miliardi di euro, non qualche miliardo, qualche miliardo di euro. Certo. Spostare all'estero le lavorazioni significa un numero minore di stipendi ai lavoratori e quindi un minor volume di denaro nell'economia complessiva. Esattamente. Tutto questo è una sottrazione fraudolenta. Sì. Che sia fatto alla luce del sole o meno, è fuori dalle regole, lo dice la Costituzione per la Madonna, non la circolare dell'ufficio. Naturalmente. Quindi. Ma siccome l'ufficio non leggono non solo le circolari, ma tutto leggono fuorché la Costituzione, posto che sappiano leggerla. No? Allora, io qui richiamo l'attenzione di tutti gli amici che ci seguono, perché una cosa del genere deve essere replicata continuamente e perennemente, cioè non solo le grandi porcate ultime che abbiamo denunciato noi già da molti anni fa, non come gli ultimi che si sono aggregati e appropriati delle nostre denunce. Che hanno fatto bene. Sì, ma noi siamo contentissimi, capiamoci bene, però avremmo gradito che magari ci avessero una minimo di citazione, ma insomma lasciamo stare. Vabbè, no, ma quello è solo questione di educazione, non è, per noi va benissimo che ci siano anche questi emuli, diciamo, no? Però questo che noi oggi facciamo è un discorso molto comprensibile, mentre tutte le altre denunce prevedono e richiedono una, diciamo, competenza e una consapevolezza e cultura che non è da tutti. Qua c'è poco da capire, qua c'è tutto chiaro e tondo, è trasparente, è lapalissiano quello che stiamo dicendo noi. Quindi, cari amici che ci seguite e che dite che ci volete fare le statue da vivi, per esempio, anche ieri qualche amico, sì, ci fa piacere, ma fatelo anche voi, fatela anche voi. La vostra statua a memoria a loro gliela faranno di sale, gliela faranno di sale. Ecco, io ho finito. Bene, mi fa piacere. E a proposito dell'appropriazione indebita, in Italia a proposito dell'appropriazione indebita, in Italia c'è l'abitudine di fare queste appropriazioni indebite, tra cui il cristianesimo, che è una chiara derivazione della grande cultura greco-latina, la attribuiscono dentro che agli ebrei. Anche diciamo indo-araba. Esattamente, e l'attribuiscono agli ebrei. Detto questo, si capisce perfettamente come quella genealogia che chiamiamo degli agnelli sia diventata il canone. Chi vuole e passa per Roma quando vuole, ci telefona e noi li portiamo a visitare luoghi dove è possibile percepire proprio fisicamente la presenza, la preesistenza di luoghi dove il cristianesimo ha poi fatto deturpato e fatto suo, diciamo, anche con origine. Invece noi qui a Roma e nei dintorni di Roma conosciamo per esempio una trentina di mitrei. Che cosa sono i mitrei? Sono antiche chiese preesistenti alla chiesa cristiana di circa due secoli,
che diciamo, prevedevano un culto di origine arabo-indiana, appunto. No, più che araba, Media, che veniva media. Dai Medi e dalla Persia, sì, insomma, quella è la zona. Sì, sì, beh, arabo non scambiamo, non scambiamo. No, era negli arabi che sono venuti molto dopo. Certo, sappiamo, ma era per far capire agli amici. Sì, negli ebrei che non c'entravano un cazzo. No, era solo per far capire agli amici che erano localizzate in quei luoghi, cioè in Persia per esattezza. Però, è una divinità solare che, ecco, anche lui nato il 25, cioè nato il 25 dicembre dentro una grotta, asceso in cielo sul carro di fuoco, con tutti i paramenti sacri che sono esattamente scopiazzati da loro signori. La mitra del Papa non è che si chiama mitra per caso, si chiama mitra perché era non è un mitra, si chiama mitra dal dio mitra, appunto, vabbè, basta, chiudiamola di derivazione appunto persiana. Chiudiamola qui. Arrivederci. Quindi, a tutti, sì. Chi vuole può venire a trovarci e gli facciamo vedere de visu, sì, le cose che diciamo. Li portiamo nelle grotte dei Mitrei e eventualmente, se sono femmine, qualche bacetto.